Questa mattina all'Hotel Vesuvio è stata presentata alla stampa PiuN, la nuova rete televisiva campana in onda sui canali 17 e 90 del digitale terrestre. È intervenuto ai nostri microfoni il dottor Massimo Abate per illustrarci i punti chiave di questo nuovo progetto. Hotel Vesuvio, siamo qui con il dottor Massimo Abate, presidente di PiuN TV. Presidente, con quale spirito si investe in un nuovo progetto in un settore così in difficoltà come quello dell'editoria? Si parte innanzitutto con una strategia ben definita, con una speranza di successo e con tanta prudenza. Si dovrà ripartire, quindi la nostra voglia era quella di tirare fuori e coprire una piccola nicchia di mercato che era scoperta, che era l'informazione live in Campania, di farlo al meglio possibile e di essere al servizio dei telespettatori. Con il grande piacere di aver dato una collocazione a tanti lavoratori, quindi avergli dato propellente è una strategia, un futuro, una mission nella loro testa, e con la speranza di ottenere i migliori successi possibili, che arriveranno soltanto con la cura dei dettagli maniacale e con la qualità riservata ai prodotti. Oltre ad essere una TV digitale sarà anche una TV web, come verranno collegati questi due aspetti? Una delle sfide, questa è una domanda che mi stimola, perché una delle nostre sfide è quella di cercare di coinvolgere i giovani. Noi da statistiche applicate abbiamo notato che i giovani sotto la trentina hanno un approccio molto molto minimale nei confronti delle notizie e quindi delle news. Noi si parte con un sito internet che sarà in streaming, con una piattaforma che sarà sul web, che vedrà ovviamente PiuN presente nei social più conosciuti come Instagram, come Facebook e via discorrendo, così da poter portare con un coinvolgimento interattivo i giovani dalla piattaforma internet a, ove mai avranno voglia e saranno appassionati da quello che faremo, alla televisione. News, intrattenimento, ma anche tanto sport. Quanto spazio verrà dedicato al Napoli e se può anticiparci qualche programma per i nostri tifosi? Io sono contingentato rispetto al trattare il Napoli da mia moglie, perché io sono di parte, nel senso che il Napoli per me è una parte importante della vita, e quindi insomma questa mia passione è applicata anche alla televisione. Noi nel prime time, nella prima serata, dedicheremo uno spazio a Diego Maradona, come si diceva, quindi con un format che sarà dedicato all'uomo Maradona, alla sua presenza a Napoli, che parlerà dell'attualità ma che parlerà anche di Napoli, della nostra città. E poi ci sarà una bella sorpresa per tutti quanti i tifosi, quindi me la sono fatta anche per me, rispetto a una prima serata che tratterà l'immediato dopo partita del calcio Napoli, con cui in partnership stiamo pensando ad un bel progetto, sperando che il Napoli ci riservi grandissime soddisfazioni, perché sennò non va bene. Tra l'altro l'accoppiamento con il Napoli da parte della famiglia Abate porta bene, perché mio padre Alessandro Abate ha fatto un format con Maradona nell'anno dello Scudetto, e speriamo che questo mio avvicinamento, anche se soltanto editoriale, porti bene anche quest'anno. Questo è l'auspicio di tutti. In bocca al lupo. Grazie, crepi a voi.